Wahey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrelink 91 su Yokai Watch Wibble Wobble. Oggi si continuano a spacchettare alcuni yokai nella slot Kaioni, dato che oggi è l'ultimo giorno per prendere determinati yokai che possono apparire di più. Non è che io speri proprio di trovare chissà cosa, però insomma qualcosina di bello c'è e vorrei trovarlo. Posso fare 6 spacchettamenti e ho anche delle monete che penso non andrò a riscattare tutte, ma qualcosa faccio. Ma iniziamo dalle monete, tanto che ci siamo, facciamo una cosa abbastanza veloce, ne uso giusto un paio, perché ne ho una misteriosa che potrebbe contenere davvero qualcosa di bello e una 5 stelle. Uso la 5 stelle e la misteriosa, vediamo cosa può capitarci. Non si sa mai quello che può uscire. Ah, niente di che, insomma. Vulcando, beh, insomma, Vulcando. Vulcando potrebbe rivelarsi utile se magari ho il suo Energy Max al massimo, ma proprio al limite, proprio se sta al massimo, ma neanche tanto. Io perché preferisco boostare il punteggio piuttosto che boostare l'attacco. Sono fatto così. Anche qui nulla di che. Uno scarafante che ne ho trovati tantissimi, a dire il vero. Infatti, guarda, Energy Max al 3. Proprio stiamo al top. Ma andiamo con la slot Kai Oni. Dopo questo giro, dato che c'è il doppio del punteggio, posso fare il bonus. Vediamo un po'. Cosa capita? Ehi là. Ah, madrena. Madrena, sapete quando è buona? Quando ci sono quelle sfide dove devi fare un certo numero di sfere bonus, di sfere di energia. Lì allora può essere utile. Ma per il resto non è tutto quanto sto granché di yokai. Magari su Yokai Watch 2, appunto, per 3DS, può ritornare più, può essere più utile. Non resisto. Shogunyan? Shogunyan. La verità è che questa slot Kai fa uscire solo S ed SS. E quindi, se tu mi dai la pallina d'oro, è inutile che mi fai uscire un S. Fammi uscire un SS. Anche ce l'ho, non me ne frega niente. Vorrei un altro Capitan Tuono. Se mi capita un altro Capitan Tuono, e sarebbe la seconda volta, porto il suo Energy Max al 3. O al 4. Non mi ricordo se al 3 o al 4 perché l'ho boostato tantissimo con i segreti dell'anima. E quindi non mi ricordo quando c'è. Melonian, ce l'ho già Melonian? Io ho Aranian. Mica mi ricordo se ho Melonian. No, non ce l'ho, perfetto. Uno yokai in più aggiunto al medallium. Mi piace un sacco aggiungere yokai al medallium perché ti sblocca le missioni quelle dove devi aggiungere yokai, no? Tipo, raggiungi 180 yokai nel medaglium, questo è così. Mi piacciono un sacco davvero. Terrio! Non ce l'ho Terrio. Vediamo un po'. No, non ce l'ho. Tipo tosto, sì, vabbè, questo lo sapevo. Ok, altri 2 giri e raggiungo il massimo. Allora mi sa che mi toccherà farmare un pochino per fare il bonus. Non ci ho pensato per... Oh, un altro Melonian... So che Melonian è buono, ma faceva recuperare punti salute, come Aranian, con vitamina C. Questo non me lo ricordo, sto particolare. Io ho farmato giusto 6 giri, perché dico, vabbè, tanto... ci sto, facciamoli. Ah, Disturbella, grado A. Sì, vabbè, ho detto che escono solo S ed SS, ma era per dire... Era per dire che comunque sia, esce solo roba buona. Facciamo una cosa, vado subito. Che è successo? Mamma mia, lo schermo. Purtroppo sto qua. Che succede qua? Bene, ultimo giro per oggi. Andiamo a vedere l'ultimo cosa ci riserva. Spero qualcosa di buono, perché comunque sia oggi è l'ultimo giorno per prendere roba sostanziosa. Quindi ti prego, dammi qualcosa di buono. Non c'ho voglia di sta farma tutto di oggi per trovare qualcosa di recente. Whisper? Cos'è? Beh. Il gioco ti ascolta, vedi? Vedi quando supplichi in ginocchio? Tu mi hai liberato. Per ringraziarti combatterò al tuo fianco. Ok, Orochi Awakened. Non so come si dice risvegliato in giapponese, quindi... Buh. Velenotto risvegliato. Non tanto per la forza, ma per la rarità. Mi piacciono gli yokai rari. A chi non piacciono gli yokai rari? Su,
Vedete? L'ultimo giro era quello decisivo per trovare uno yokai bello potente, ma andiamo a vedere quello che si poteva trovare oggi, perché c'era roba proprio succulenta. Io spero ancora di trovare Comastar. Praticamente, nonostante dice dal 5 marzo all'11 marzo, c'è più probabilità che ti capiti. Infatti c'è anche Madrena, e Madrena l'ho trovata oggi, per dire, oggi che è il 18. Quindi oggi potevo trovare questo, che non so cos'è, questo yokai nero. Dovrebbe essere un robot Oni? Non so, preciso, non mi sono mai informato, dire il vero. Mi informo pochissimo ultimamente sui nuovi yokai, perché così non c'ho voglia di informarmi. Più che altro aspetto che escano notizie sicure, poi mi vado a leggere tutto. Cioè, immagino risvegliato, credo che sia. Da domani partono Master Ceffo, e già l'ho trovato nel scorso spacchettamento. Rovinosa e Energison. Sì, cosa si chiama Energison? Poi abbiamo... ah sì, il Shogunian M, mi pare che sia. Nerorco, quello è? No. No, non mi sembra Nerorco. C'è Wismellowman. Kankan M, che già l'ho trovato. Uvanian, Medonian, che l'ho trovato. Aranian. E un altro Capitan Tuono, che sinceramente trovare un altro Capitan Tuono mi piacerebbe, così come ho detto l'Energy Max glielo aumento. Sto praticamente proprio in zona Cesarini col suo Energy Max. Me ne manca solo una, mi sembra. Sì, infatti sta al 75% per arrivare al 4. Non al 3, al 4. Davvero, ragazzi. Inoltre ho potenziato anche l'Energy Max di Master Ceffo, che ho trovato un Segreti dell'Anima Super. Ce l'ha a livello 2. Manca un altro Master Ceffo per farlo arrivare al 3. E dal 3 in poi, ragazzi, Master Ceffo, i danni che fa sono di una potenza inimmaginabile, quindi se lo trovate allenatelo davvero tanto, perché è potentissimo. Ad ogni modo, il video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione il link per Twitter e Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.